caratteristiche, forme organizzative promossa dai socialisti rivoluzionari fu la cooperazione. Alcuni non erano tanto d'accordo, altri di più, per il fatto che l'associazione dei braccianti di Ravenna diventò una potenza con migliaia e migliaia di iscritti. E poiché il lavoro non bastava, riuscì anche ad assicurarsi del lavoro fuori. Tutta una parte del libro non si svolge né a Ravenna né a Corvino, si svolge a Ostia, e tra Ostia e Fiumicino, perché venne fatta una spedizione di braccianti, partirono inizialmente in 200, poi diventarono di più, e partirono per il Lazio e andarono a modificare i dintorni di Ostia, dove adesso c'è una spiaggia e c'è un aeroporto. Allora era peggio che qua, cioè era un paludi inestricabile. Tanto è vero che i braccianti che arrivarono là morirono a decine subito. Anzi, il primo giorno arrivarono là e volevano tornare indietro, cioè la prima sera volevano tornare indietro. Allora Mussi gli disse: ma voi credete di credevate di trovare l'osteria della Vetta da queste parti? Figurarsi come vi prendono in giro la Ravenna se torniamo là, senza neanche aver provato. Domani tutto il lavoro, e infatti si misero tutti il lavoro, erano i famosi scagliolani. Là poi era ancora peggio che qua, perché si trattava non solo di fare argini, ma si trattava di togliere là. Non c'erano fiumi da deviare per portare il terriccio. Veniva delimitata una zona e l'acqua veniva tolta con il cosiddetto paletto, cioè un grande arnese che serviva appunto a togliere l'acqua da questo paludi. E questo in mezzo alla malaria, ancora non si sapeva, era discusso ma non era certo che non era attribuito sicuramente alle zanzare, con sicurezza alle zanzare la malaria, e di malaria morirono tantissimi, il primo anche pochi giorni dopo. Alcuni non furono mai ricordati i loro nomi, perché dato che si pensava che fosse l'aria inquinata che portava la malaria, venivano sepolti in fretta e furia. Venivano sepolti subito, praticamente poche ore dopo la morte, e spesso le sepolture erano tante che non si riusciva a metterne anche un segno identificativo. Fu un'operazione veramente grandiosa. Grandiosa, e poi, ecco, un mio stimato collega, in qualche misura, Pennacchi, ha scritto un libro chiamato Canale Mussolini, dove parla dell'opera grandiosa del fascismo con la bonifica dell'agro continuo. Solo che quello che non dice nel libro è che aveva già cominciato nell'agro romano, l'incita l'agro romano, i socialisti avevano cominciato 50 anni prima dei fascisti, e con sacrifici tremendi, ma rimanendo, pensate che a Ostia, e lo raccontavo un ragazzo di laggiù che ha avuto la fortuna di conoscerlo, perché se avessi contato con me avrebbe trovato il suo bisnonno citato nel mio libro, no? Io non sapevo che fosse il suo bisnonno e lui sapeva che qualcuno la conoscesse, no? E questo ragazzo mi diceva che ancora sotto il fascismo i bambini venivano battezzati col sangiovese nel colonio. Perché? Perché tentavano di fare uno specie di esperimento socialista, che poi durò alcuni anni e dopo si trasformò, per il fatto che venne creata una colonia agricola cooperativa, che doveva essere come una prefigurazione del domani, dove i lavoratori erano suddivisi in squadre, poi una donna si chiedeva a ogni squadra nei lavori domestici, loro erano il salario, veniva messo via una parte, una quota
per l'associazione, per i suoi bisogni, il resto veniva ripartito, ma in realtà si pagava, veniva pagato quando se ne andavano, perché lì veniva usata una moneta locale, la moneta dell'Associazione Generale Operaia del Centro, e tutto quanto era. Questo consentiva, tra l'altro, per tutta una serie di meccanismi, che mentre qua in termini romani, un bracciante prendeva, se era una donna, difficilmente superava i 70 centesimi, nel periodo di cui parlo, ma il massimo a cui si arrivava un uomo nei periodi migliori era una lira e 20, una lira e mezzo. A Ostia si pagavano 3,50 lire al giorno, cioè era completamente un altro modo di vivere. Poi avevano creato il loro spazio, quello che oggi diremmo a chilometro zero, diciamo, dove venivano venduti i prodotti a prezzo accessibile. Prima ci fu un'infermeria, poi fu creato un vero e proprio ospedale, e insomma volevano prefigurare una diversa civiltà. I membri del comizio si trovano qua, anche per fare una breve pausa, dico al mio interlocutore di prepararsi la prossima domanda. I miei protagonisti si trovano a vivere tutto questo e a crescere assieme a tutta una regione, ma oserei dire a crescere anche assieme a un livello di civiltà. Loro poi saranno i socialisti più anarchici, eccetera, però c'è il fatto che soprattutto saranno i costruttori di un modo di intendere sia la società umana che l'avvenire totalmente diverso, fondato sulla solidarietà. La prima cosa che imparano infatti è la solidarietà.